bentornati, bestiacce, che piacere, un onore, eccoci qua ragazzuoli, oggi si comincia questa settimana e stasera in realtà è un antipasto horror, sempre a base horror, per carità divina, per quello che sarà Poppy Playtime 3 che esce domani e non vedo l'ora perché è uno dei giochi che ha segnato il mio cuore, il mio subconscio e il nostro canale. Incredibile, vero? Perché non sta andando la chat? Mi sentite? Sma, prova, 1, 2. Mi sentite o no? Si sente, sì. Allora, ma perché non va la chat? Non va un cazzo, non va. Aspetta, però, far così, va. Sì, ma OBS, però mi hai rotto i coglioni. Non funziona mai. Aspetta, provo a cambiare scena. Up. Non va. Vabbè, sti cazzi. Peggio per chi sta su YouTube e non viene mai in live. Allora, bestiacci, oggi incredibile, ma vero? Vabbè, a parte le notizie consuete che ci sono inerenti in tutto il mondo, bla bla bla, vi volevo ricordare che dopo, oggi, adesso, nel mentre che, giochiamo a due horror in una. Perché uno si chiama Rotten Flesh, o meglio, non è che giochiamo a due horror. Ho trovato due horror carini da portare. Non so se ci faremo una serie. Io li porto, li vedo, vediamo come cazzo. Perché più che altro sto aspettando Poppy Playtime. Stasera non sapevamo bene che cosa fare. Avevamo pensato a Palworld, ma Palworld è più un gioco da fine settimana. Quindi lo porteremo alla fine della settimana, verso venerdì, con il maestro. Ci facciamo una bella giocata a Pokémon. Ah. Però oggi appunto giochiamo prima. Ma non stanno andando neanche... Non sta andando un cazzo neanche i suoni delle sub. Che succede? Ma io vi sento? Sì, però non sta andando niente. Come mai non va un cazzo stasera? Che s'accide? Vabbè, non lo so, non sta funzionando nulla. Grazie Rino, grazie Red Fox, grazie a tutti qua. Non sta funzionando OBS, ragazzi, perdonatemi. Vabbè, sti cazzi. Grazie per le sub, mi spiace. Dicevo, questo qua si chiama Rotten Flesh, un gioco che adesso vedremo, giocheremo e analizzeremo e bla bla bla, solite minchiate. L'altro è Blank 01, che è un gioco che ho trovato su Itch.io, gratis. Quindi vuol dire qualità. Ed è tra l'altro, a parte essere un problema per i miei occhi, capirete, sarà anche un problema per i vostri, capirete dopo di che cosa sto parlando, sembra un gioco terribilmente inquietante che non vedo l'ora di provare. Però appunto ne giochiamo, facciamo un'oretta uno, un'oretta, 40 minuti uno e una mezz'oretta l'altro. Va bene? E poi, come se non bastasse, reaction a un video eccezionale, fantasmagorico, che ho trovato su YouTube, così, perché non ho un cazzo da fare e non c'è nulla da dirsi. Va bene? Stasera ci vuole un po' di inquietudine, assolutamente sì, perché bisogna partire carichi, ragazzi, altrimenti non c'è niente. Grazie per l'hype train, grazie Scrip, grazie Morte Verde, grazie mille bestiace, Rotovalhalla, grazie Happy Joe e Laura, Christian e tutti gli altri, grazie bestiace. Allora, partiamo con le notizie del TGdino, quelle notizie veramente allucinanti, quindi partiamo con TGdino, notizie videoludiche da tutto il mondo, per lo più americane, con questa incredibile, direi anche abbastanza pesante notizia. Suicide Squad, dopo... incredibile, ragazzi. Appena è stato forzato, diciamo, Suicide Squad, e praticamente è uscito già buggato. Il gioco praticamente è già uscito buggato. Incredibile. Dopo l'Early Access, a causa di un bug, hanno dovuto rimandare l'uscita del gioco. E il gioco non è ancora uscito. Incredibile. Ma c'è di più riguardante Suicide Squad, che penso tre di voi stiano aspettando questo meraviglioso gioco, in questo meraviglioso ambiente DC, che fa altrettanto cacare ormai di più di quello Marvel, che è strano, che è difficile più che altro. Incredibile ma vero, è già sceso di prezzo, cioè non è neanche uscito, è già sceso di prezzo, incredibile. In Inghilterra si è abbassato del 37%, già prevedo un gioco qualitativamente ok. Però non ci fermiamo alle apparenze, ragazzi, perché Sony ha annunciato con tanta baldraccanza che il gennaio 31, quindi quando cazzo è, martedì, mercoledì, sti stronzi, noi dobbiamo giocare a Poppy Playtime, però sti stronzi decidono anche di farci, guarda un po', uno State of Play e parlare dei nuovi giochi che usciranno 2024, quindi dobbiamo vederlo, o perlomeno vedere le notizie, nel mentre però giocheremo a Poppy Playtime, quindi non so come cazzo faremo, ma un modo troveremo, magari facciamo una tre orette, non lo so, ci inventiamo qualche stronzata, qualcosa faremo, tanto comunque gli State of Play di Sony non servono a nulla, perché solitamente non fanno vedere nulla, e ormai questo siamo completamente abituati. Poi, altra notizia eccezionale, è uscito un trailer di Ghostbuster, che è il nuovo film, che si chiama Frozen Empire, l'impero di ghiaccio, che vorrei vedere con voi, perché ho visto l'ultimo Ghostbuster che è uscito, l'ho trovato una ciofeca, però questo dal trailer non mi sembra niente male, esattamente come l'altro non mi sembra niente male, però poi l'ho trovato una ciofeca, ma vedremo un po' ragazzi. Ora però volevo far vedere qualcosa che mi ha fatto ridere. Qui troviamo in maniera anche abbastanza, secondo me,
subdola da parte di questi giornalisti un po' sbarazzini, la verosimilità, la dicotomia tra Palworld e Pokémon, la comparazione, guardate che roba, la differenza tra Pikachu, tra l'altro è deforme questo Pikachu, e poi il suo, la sua controparte che si chiama... Non lo so, come cazzo si chiama? Sparkit. Vabbè, incredibile. Guardate che meraviglia, ragazzi. Guardate come i Pokémon effettivamente, i Palworld effettivamente assomigliano ai Pokémon. Guardate che roba. Guardate che roba. Guardate che roba. Ma perché io mi sono messo a ridere? Semplicemente per questo meme a fianco di Bart Simpson, dove c'è Bart che guarda la finestra e vede una sorta di altro Bart con questa sindrome di Down, che gli ha dato un incredibile e innacito equilibrio e che gli permette di andare su questo mezzo di trasporto chiamato skateboard. Almeno io ci ho letto questo è il significato per me di questa GIF. Poi io non so, voi ecco cosa, ognuno poi legge quello che vuole nelle GIF, per carità, nei meme, nei memes. Ma ha fatto ridere, cioè io non ho guardato sta stronzata perché per me sono puttanate, nel senso, c'è Palworld, ce ne sono miliardi di giochi che sono Pokémon like o che hanno preso spunto, le stesse appunto della Nintendo hanno preso spunto, bla bla bla. Se volete informarvi di più, c'è un video che ha fatto il maestro su YouTube, andate a vedervi quello, perché io di competenza ho zero per ste minchiate ovviamente in modo amorevole, non sia mai che definisco i Pokémon una puttanata. Assolutamente no, ragazzi, ma stiamo scherzando. Da fastidio non vedere la chat, lo so. Grazie. Tanto mi sono sputato sui baffi? No, sono lucidi, stasera sono lucidi. Assolutamente no, assolutamente no. Concordo. Quindi insomma, in sostanza, eccoci qua. Vabbè ragazzi, sti cazzi. Vediamoci il trailer di Ghostbuster, minaccia glaciale, tradotto in italiano. Ma che? Ma perché? Impero di ghiaccio? No, minaccia glaciale. Ma mettetevi, voi traduttori, mettetevi le mani in tasca, davvero, veramente. Guardiamoci sto trailer, mi abbasso un po' il volume, altrimenti il copyright ci sevizia, e vediamo un po' che cosa offre. Non lo so, vediamo reaction insieme a questo trailer incredibile sui Ghostbuster, che probabilmente non frego più un cazzo a nessuno di loro, ma a me sì, a me sì. Chi di noi non ha avuto esperienze e incontri con l'ignoto? Non si sente un frigolo. Chi di noi non ha avuto esperienze e incontri con l'ignoto? E l'inspiegabile. L'ignoto e l'inspiegabile. Tra l'altro ci sono anche... paghiamo profumatamente. C'è anche il ritorno dei nostri cari vecchi Ghostbusters, dei nostri cari vecchi attori. Due dei nostri, perché purtroppo uno è andato. È molto, molto interessante. La vendo per 40. Non ho mai visto niente di simile. Mai. 60. Ecco, appunto, stavo per dire. È un pessimo modo di vendere. Adesso fa tipo coso, come cazzo si chiama, Les Gold, e gli dice: allora te ne posso dare solo 10, ci sto rimettendo. In tutta la città di New York sono in aumento gli attacchi di fantasmi. E a me che cazzo me ne frega, guarda. La fantasmi cosa vuole? È tornata anche lei, la segretaria, con la stessa voce, ma ci sono pure gli stessi doppiatori, carino, carino. E noi siamo gli unici. Quello era un coccodrillo. Ecco, purtroppo... Ragazzi, sarà, non lo so, è una mia visione, però i Ghostbuster, classicone, blockbuster degli anni 80, cazzi e mazzi, poi vabbè, è andato avanti col tempo, secondo me il terzo, un po', vabbè, va un po' incalando come, diciamo, come serie, però sempre eccezionali, perché ovviamente ci sono dentro degli attori che sanno il fatto loro e fanno ridere, e fanno simpatizzare per la storia e tutto quanto. O quest'ultimo che ho visto con la nuova famiglia di Wankman, mi fa cagare il cazzo, cioè proprio mi ha fatto schifo. Spero che questo qua sia più bello, perché l'ho trovato veramente, cioè, carino per certi aspetti, però benvenuti al nuovo centro di ricerca, cioè, con Ghostbuster non c'è più un cazzo a che fare, ragazzi, è un teen drama, non è più un... Lasciate che i fantasmi girino liberi. Abbiamo passato 40 anni, la scena di Jurassic Park, sì, ora li studiamo finalmente. Oh mio Dio, è qualcosa di... ecco, da quando questa sfera è qui sono successe cose strane. Semplice, prendete la sfera, toglietela da lì e non succederà più nulla. Molto semplice. Penso che comandi. Sono tutti uguali? Come ti permetti? Qualcosa cerca di uscire? Molte cose. Potremmo avere a che fare con un intero esercito di fantasmi, così spaventosi da girare. Il sangue nelle vene. Una vera morte da brivido? Gran bella. Una morte da brivido. Vabbè. Lui tra l'altro non cresce, ci hanno provato in tutti i modi, ragazzi, siringhe di testosterone, gli hanno allungato le ossa, gli fanno fare lo stretching, vedete che infatti c'è anche questi arti molto sottili, perché lo tirano, ma non cresce, sto ragazzo non cresce. Il casino,
Quindi, è Jeffrey. Qual è il piano? Siamo a Chiappa Fantasmi. Restiamo e lottiamo per questo posto. Tu non sei un cazzo, noi siamo a Chiappa Fantasmi. Tu non sei niente, tu sei Ant-Man. Ritorni a fare l'uomo formica, per favore, con tutto il rispetto, per quanto rispetti l'attore, ma non fatemelo cioè, non fategli di strada perché già mi incazzo, poi mi sta antipatico che non c'entra niente. Preparati, arrostisci tutto quello che fa paura. Come fa? Come fa a reggere un catalizzatore di flusso? Vabbè, lasciamo perdere. Una profezia dice che quella sfera causerà la fine del genere umano. C'è, è tornato anche lui, ma è incredibile. Tutto il cast. Ecco, quell'uomo ha appena commesso omicidio, involontario, ma l'ha fatto. Allontanati da lei! Sai come lo voglio sto film? Lo voglio più horror. Voglio vedere i bambini morire. C'è nel Twitch. No, fermi un attimo. No, nel senso, i bambini nel film. Ma non morire davvero, per finzione, ovviamente, si intende. Voglio vedere. Sarebbe carino un po' di dramma, no? Twitch contestualizza, ovviamente, si intende in atto ludico, filmico. Buono. Minaccia glaciale. Addirittura. È schifo. Certo. Bene. Bene. Tra l'altro quel pupazzone verde era fatto con le semiglianze e le fattanze di John Belushi, che poi è morto perché doveva fare lui il pupazzone verde. Alla fine gli hanno rifatto questa versione caricaturale del suo viso, l'hanno piazzato in quel pupazzone verde lì e fa schifo, perché John Belushi fa schifo, faceva schifo, poracci. Comunque, basta, è finita. Queste erano le notizie del mondo. Wow, adesso vi saluto. Cavolo, il mio collega, attenzione. Dino, sei un comunista. La prova è il banner da canale, da Coop TV, sembra CCP. Esattamente così, mi hai beccato, accidenti. Aciderbolina. Dino, che pensi di Eldivers? Che questo è il secondo capitolo. Dino, ma ci leggi? Assolutamente, giorni alterni però. Mi sono abbonata, non ho visto, quindi non ti credo. Non sembra tanto male, dai. No, ma è peggio, fidati. Ciao Ragnar, mi sembra un po' esagerato. Ve ne solo uno di re. Dino, vedere un trailer, non ho letto, vedere un trailer con te è impossibile, in 5 secondi metti in pausa, è semplice, non guardarlo, è molto semplice, sono in 3 giorni, Dino, ma ci leggi? No, assolutamente no ragazzi, non lo faccio. Dino, sei un vero chef, tra l'altro è una cosa incredibile, a parte le domande che state facendo, che vi adoro, ma una cosa incredibile, non riesco a scrocchiare oggi, una cosa incredibile, ho visto un'intervista a Cannavacciuolo, questa è proprio una cosa di noi italiani, no? Ti avvicinano a Cannavacciuolo, la prima domanda che fai a uno chef stellato, tu vai a pensare chissà che cazzo gli chiede il giornalista sulla cucina, su quali sono i segreti, su qual è stata la sua prima volta in cucina, si intende, sull'arte culinaria e tutte queste minchiette qua, quanto sei alto? Ma chi se ne frega, a parte che me lo dice già Google, ma chi se ne frega, che cazzo mi interessa a me quanto è alto Cannavacciuolo, è alto, basta, che cazzo vuol dire, non, queste domande della minchia veramente non riesco a concepire per da dove le cazzo le tirino fuori, cosa gliene frega sapere la gente quanto è alto Cannavacciuolo, è alto, quanto pesi non glielo potevano chiedere ragazzi, quindi hanno chiesto quanto è alto. Ah, vabbè, vi saluto, va. Sara, Dadaele, Punisher o Punisher, chiamami Mario, Melissima, Mattia, Pioggia Cremesi, incredibile, Manu, Super Deja, Rino, Giovanna, Lorda Kami, Matteo, Coop TV Dani, attenzione, Isabello, Giovanni, calmi, Yuma, Sappi, Horizon, Claudio, Jeren, Noemi, Alebetta, Giulia di nuovo, Dino oggi un anno con voi, incredibile, bestiace, grazie mille, Rotto Valhalla, poi chi altro, Drexal, Mesopotamia, wow, Immatuz, Cryfolky, Horizon, il pazzo di Twitch, che brutto non vedere la chat, però mi sta facendo male sta roba ragazzi, devo ammetterlo, Kajra, poi chi altro, Ale, The Dark, ultimo, mi è entrato qualcosa negli occhi, Daxin, il nostro Daxin, che oggi l'avete fatto sclerare su Telegram, ShyTube, George, Salvo, Esu, e ultimo, ma non ultimo, chi è l'ultimo degli ultimi, bestiace? Chi è l'ultimo degli ultimi, cazzo? Chi è quello che non porta onore alla famiglia? Andrea, ti amo. Sì, questi sono i denti di un europeo, sono gialli. Chi è l'ultimo degli ultimi? Chi è che è disonorevole? Chi è che è disonorevole o fide?
l'ultimo ma non ultimo. Tu pensavi che non ti avrei letto, invece? E invece ti ho letto. Incredibile, incredibile. Ci siamo, bestiacce, ci siamo. Ah, grazie Cristo, grazie Cristo, grazie Cristo. Ah, bestiacce, bestiacce, eccoci qua. Allora, vi faccio vedere il gioco. Questo qui è Rotten Flesh. Pagina iniziale. Vabbè. Madonna, calmi. È il gioco dove dobbiamo cercare il nostro cane. Wow. E dobbiamo usare il microfono per cercarlo. Si parla. E ovviamente i mostri ci sentono. Solita roba. Mi piace sta meccanica. Visuale... Vabbè, non vediamo niente, se no ci spoileriamo. Visuale, anzi stile PSX, quindi stile PlayStation 1. Dobbiamo cercare il nostro cane. Rotten Flesh is a cosmic horror survival. Cosmic horror survival. Avete mai visto un gioco che ha questa nomea? Survival horror cosmico? Where you have lost your dog named Roy and you have to find him by shooting for Roy. Shooting vuol dire sparando a Roy. Cioè non il cane, il nome. Gridando Roy ad alta voce. On your microphone. Venture deep into swearer. Ah, anche qua nelle fogne? È lo stesso cazzo di gioco, ragazzi. Cane arancione 2, sì, è lo stesso cazzo di gioco. Non ha copiato niente. Cioè, non ha... Palworld, è la stessa roba. Però è fatto meglio, quindi ci piace di più. Poi... Auguri cosa? Auguri per i 100k. Ah, grazie bestiace, solo grazie a voi. Poi l'altro invece è questo qui, aspetta, sto sbavando, aspetta, eccolo. Minchia. Pronti? Oh, apri il cazzo di video, apri il cazzo. Pronti? Eccolo qui. Se non è abbastanza inquietante, metto una canzoncina inquietante io. Eh? Non vi piace? Perché? 50 minuti l'ho cercato. 50 minuti ho cercato. Come non vi piace? Ingrati. Non c'è bisogno di offendere. È che non leggo la chat, ragazzi. Non so cosa state scrivendo. Quindi. Bellissimo, ma mi fa piacere. Allora, aspetta che chiudo qua. Partiamo, giochiamo, basta cazzeggiare, via con Rotten Flash, poi dopo ci buttiamo nelle reaction, perché voglio vedere due tizi che salgono su un treno abusivamente per andare al di là del confine afghano. Sì, è quello il video che vedremo stasera, quindi preparatevi. Eccoci qua. Rotten Flash is a horror game created by one developer, and feedback is more... Vabbè, non abbiamo letto, però abbiamo capito. Feedback, quindi vuol dire nutri la schiena, questo in sostanza. L'audio è miserevole. Mi sta vibrando il timpano. New game. Come no? No jumpscare mode? If Roy don't bark back, se il cane non abbaia, stay away from infected... Non ho letto... You can kinder under tables and... Ah, possiamo nascondersi? Press in... Non ho capito nulla. Porco 2! Roy! Hey là? Where are you, boy? You may have many best friends, but your dog only has one. Incredibile, noi possiamo avere molti amici, ma il nostro cane ne ha soltanto uno. Come here, boy! Il postino. Sì, abbiamo capito, possiamo andare avanti? Grazie. Fine. Bene, c'è la vita? Abbiamo la vita in basso a sinistra. Non va bene. Che? Find your dog. Roy! Tab. Roy! Ma il volume... Ma la visione... Aspetta. Fermi. Controls. Se urla un po' meno, intanto mi fai un favore, Mouse sensitivity, abbassala a 1, per Dio. Io non so cosa sono sti giochi. Apply. Cioè, sbatto pure le palpebre. No! Settings. Lo sento abbaiare, lo stronzo. È qua. Ma chi è che respira così? Ma che suono è? Roy! What good boy, Not sure what aim to aim. Ah, è scappato all'improvviso e si è infilato in una fogna. Un cane intelligente, deve essere un golden retriever. Ho una torcia. Pick him up, oil lamp. Come faccio ad usarla? Uno? Wow! Però graficamente c'è, Graficamente c'è, Posso aprire le robe, posso... No. Salve! Che cos'è? Che cazzo? Trovo un modo per passare il cancello. È una valve. Valve? Missing the valve wheel. Ah, ci serve una ruota.
E questo? Non è Roy, assolutamente. Put away, ci risiamo. Rotate, put away. Niente, Roy. Sento dei passettini. Roy? Ma come faccio a chiamarlo? C'era il tasto? Schiaccio il tasto C, chiudo gli occhi. Ne basta sto suono, che cazzarola è? È una zip? No, aspetta! Ho il marsupio? Incredibile, ho il marsupio! Ma guarda come è fatto bene, oh! Mi piace. Roy! Posso correre? Che è stato? Perché ci sono delle scorie nucleari sotto le fogne di Manhattan? Che è starò? It wants your skin? La I sembra un pisello. To be human again. Roy? Roy vuole la mia pelle? Ehi là? Cristo. Cristo. Ma queste sono tutte le persone scomparse? Stan Lee? Ma io sento respirare. Sono io? Ma questi devono essere i barboni di zona. Qui c'è dell'esplosivo. Mi abbasso col tasto per abbassarmi, non vi dirò qual è. Ah, la lampada pian piano perde di luminosità. Non mi interessa. Jumpscare? Di meno, eh. Non mi piace. Jumpscare? Ho vinto. Allora, fermi tutti perché deve esserci tra i settaggi il modo per chiamare il cane. E io non me lo ricordo. Use, jump, examinate, lean left, lean right, ah, possiamo pure sporgerci, buono. Escape, tab, none, reloaded, reloaded? Ci sono le armi? Mi piace. Ma non possiamo chiamare il cane, allora è una bugia. Sì, però il fatto che chiude le palpebre così... Non lo so. Ma se vado al buio... Non cambia assolutamente nulla. È diventato tipo amnesia sta roba. Incredibile. Buonasera, salve. Bentornati. Roy! C'è umidità qua. Non ci piace. Ah, ho trovato la valvola. Che culo. È dietro di me, vero? No, ok, è fatta. Lo sento abbaiare lo stronzo. Questa è... Terra fertile, sì. Costruiremo il nostro impero. Guarda che si sta spegnendo la lampada pian piano. Non va bene, quindi facciamo che lavoriamo di fantasia. Questa non era fantasia, questo era vero! Vabbè, doveva accadere prima o poi, ragazzi. Return. Ma anche se non vorrei. Mi è caduto sui piedi, tra l'altro. Vaffanculo. Cos'è che è caduto? Ma non poteva scoppiare la bombola? Dove cazzo devo andare? Ah, qua. No, di là. Non lo so. Ma c'era il sangue prima. Non lo so. Vuole la mia pelle. Ma guarda. Ce l'ho tutta secca. È di qua che devo andare? Non ne ho idea. Penso di sì. Io sento dei suoni. Ma che cazzo? Ehi là? Vabbè, sentite, non facciamoci domande. Pure, minchia, è survival al 100%. Quando ti devi sforzare per girare, sparare, costruire, riparare, vuol dire che è un survival, ragazzi. A tutti gli effetti. No. Questa qua mi chiedeva sempre le sigarette, si avvicinava a me. Scusa? C'ha una sigaretta per caso? Un'altra lanterna. Immagino ricaricherà la... Che cazzo? Ogni cosa a suo tempo, aspetta. Vuoi giocare? Salve? Allora, se spengo la luce non mi spavento. Quello che diavolo è? È un coniglio? È un coniglio, un fricassea. Cos'è sta roba? Ah! Mi sento urlare. Quelli sono topi vivi? Scuoiati? Che cos'... Ma il topo che piange? Ma com'è possibile? E non spegnete le luci. Cos'è?
petrol? Ah, è per la lampada. Ok, l'ho ricaricata? Non lo so. Usala. Combine. Ah, figo. È tipo... E combine. L'ho combinata, sì. L'ho combinata grossa. È tipo Resident Evil. Ci piace, ci piace. Ah, hide. Mi posso nascondere. Certo che un pirla con una lanterna sotto un tavolo, lo vedi. Allora, io vado, eh. Carino qui. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Oh, ti prego, scivola e sbatti la testa. Scivola e sbatti la testa, così smetto di soffrire. C'è una porta. Perché c'è una porta? Ehi, là. Mi serve un po' di culo. Di culo. Di colluttorio, ragazzi. Di colluttorio. Di collirio. Oddio, colluttorio no. Peggio. Perché ho gli occhi che mi si seccano. Continuo a chiuderli. Che è successo? Find a way through the door. E non basta aprirla con le mani? Porca puttana. C'è una pizza qui. Io sento delle corde. Perché ci sono delle corde che tirano? Ok, allora il nostro obiettivo non è più trovare Roy. Salve! È scappare, è fuggire. E lui, Roy? Quello era Harry Potter. Che c'è qua dietro? Non lo so. Allora, possiamo sporgerci con dei tasti scomodi, ma sono pur sempre tasti. Che sto facendo? Salve. Ehi là? C'è nessuno? Mi sto cagando addosso. Questo si può aprire, no? Che è stato? Bene. Ok. C'è del rituale qui. Non ci piace. Non ci piace. Abbiamo una chiave e... Non ne ho idea. Che vuol dire? E cosa vuoi da me? Cos'è sta freccia? Per la chiave? L'ho presa la chiave. Non mi... Che cazzo è stato? Mi hanno rasato? Cos'è successo? Che è successo? Non cos'era quel suono? Si è spenta la luce? Non lo so. No, 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 ti prego, dimmi che è un altro di quei ratti. La Madonna è anche veloce. No, 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 no. Ok, con calma, eh. Che schifo, è nudo. È nudo. Ma era così prima? Era così prima? Spegni la torcia. Spegni la torcia. Spegni la torcia. Roy! Idiota di un cane. Roy! Cos'è sta roba? No. No. No, è morto. Roy è morto. Facciamoci una ragione, ragazzi. Non ha senso. Non ha letteralmente senso. Io lo sento respirare. Non capisco se sono io. Non era un buon cane. Pimpisciava sempre in salotto. Cristo. Ah. Oddio. Santo cielo. È pelle? È pelle. Don't take... Let your skin. Non fargli prendere la tua pelle. Ma guarda. Questo è lo skin care, vedi? Allora, se uno di questi si muove, io sclero. Bene, qualcosa si è mosso là. Mi dovete dare un'arma adesso. Questo è il buon momento in cui io mi metto a ricaricare una sorta di pistola e sparo. Porca puttana! Bastarda! È dietro di me? Cos'è? Che suoni sono? La torcia, prendi la torcia. Don't take your... Let your skin. L'ho capito che non devo prendere la mia pelle, l'ho capito. Che succede? Che succede? Silenzio! Intanto sta zitto. Roy? Che diavolo sto guardando? Buono. A posto. Ah, questo è per salvare? Forse avrei dovuto salvare dopo aver preso gli item. Cosa c'è scritto? Credo sia un elettrocardiogramma. Buono. Abbiamo il collare del cane.
Royce Collor, the boy never goes anywhere without it. E grazie al cazzo, sai com'è, gliel'abbiamo inchiodato al collo. È allacciato l'amico. Cos'è che c'è scritto? Some of the victim... I'm sorry. Ad alcune delle vittime mi dispiace. No. No, no, no. No, 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 no. Vi dà fastidio il suono delle mosche? Mi dispiace. Perché questo ha le texture? Guardate, magicamente il gioco smette di essere in pixel art quando ti prendo su sta roba. Vabbè, un piccolo bug ci può stare. Ma io sento che sto stronzo è qua da qualche parte, non so per quale motivo. E che devo fare qua? Scusatemi. E se salva il gioco, non posso salvare il gioco. Ok, ok. Porca di quella... Ma le porte possiamo anche utilizzarle in un altro modo. Non c'è bisogno di passarci attraverso, ci sono le maniglie. Ehi, 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 ehi. Non va bene, non va bene, non va bene. Roy, sei tu? Roy? Ah, che? Ah, vaffanculo. Roy? Salve. Io svengo, eh? È una forma di difesa. Dove devo andare, ragazzi? È una pessima idea, è una pessima, pessima idea. Non so dove sto andando. Qua, da qua siamo arrivati. Lo sento abbaiare, però, lo stronzo. Che sta succedendo? Questa porta è aperta adesso. Oh, Cristo. Non va bene, non va bene. Ah, no, hide che, hide de che. Ho un'idea. Ho cercato di mandargli una sorta di segno amichevole. Sì, ho capito, sto arrivando, Roy. Che cazzo è stato? Can press space or shot Roy on your microphone? Ah, se... Ma mi sta ascoltando... Ah, è partito il microfono! Roy! Roy? Che ho fatto? È forse troppo alto il volume? Mi segna che non posso parlare. Qual è il problema? È partito il microfono. Oddio, adesso vuol dire che mi sente, no? Non va bene. Non va bene per niente. È la fine. Boy! Come here, boy! È una pessima idea. Ma scusami, ma se... Ma perdonami, ma se c'è il microfono attivo, che senso ha che io possa parlare? Dove è andata la palla? Roy? Oh, Cristo. Oh, Cristo. Ah, buono. Un altro salvataggio? Ok, abbiamo un altro salvataggio. Strano, strano. Troppi salvataggi. Qua mi nascondo, vero? Non farlo, non c'è bisogno. Esci, 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 esci. Allora, altro petrolio. Altro petrolio per la nostra lampada e... un altro elettrocardiogramma. La smettete, per favore? Che sta succedendo? Cosa sono sti suoni? Che cazzo ti metti a battere a macchina? Non è il momento. Cos'è sto suono? Poi? E là? Che cazzo è successo? Ok, da lì credo di essere arrivato. Prova ad andare di qua. Andiamo verso il suono spaventoso. Ah. È una pessima, pessima idea. Ah, è una... Cos'è? Cos'è? Oh, Cristo! Non l'ho visto! Non ho neanche visto cos'è! Oh, pippa al culo! Corri! La torcia, spegni la torcia!
Ma che cos'era, scusatemi? Che cos'era? Non ho neanche visto cos'era. E mo? Mi sente? Oh! Oh mio Dio! Aspetta! Cercare di ipotizzare una sorta di strategia, ragazzi. Ma è il cane? Sì, è un chihuahua. È agonizzante. È un chihuahua. Dino, leggi la lettera, clicca E. Leggi le lettere, clicca E. Cosa vuol dire leggi le lettere? Che senso? Poi, no, non ho capito un cazzo, fermi. Puoi leggere i fogli? Ah, posso leggere i fogli? No, ho sbagliato tasto. Merda. Aspetta, aspetta. Sono uscito dal gioco. Busto, quello è un problema, non è un mezzo busto. Meno male che è mezzo. I just can't do this anymore. I can't keep bringing more victims for it. I had no choice. I tried to stop. Non possiamo andare avanti così, però. Fa? Perché ha fischiato? Oh, ehi. Allora, credo che qua dentro non mi possa sentire. Ma io posso parlare, mi sento. Qual è il tuo problema? Cazzo faccio? Questo si è messo lì davanti alla porta. Come devo fare, ragazzi? Tralasciando il volume che mi sta spaccando i timpani, alle chiappe sode. Ecco, avete sempre un pensiero fisso, ragazzi. È un mezzo busto di un essere umano spellato. Al suo interno vi è una mostruosità e voi gli guardate il culo? È legittimo, ragazzi. Si chiama spirito d'osservazione, è scienza. Si fa. Disattiva il mic? No, vabbè, ma mi dispiace. Tra l'altro, dove cazzo è? Ah, ecco, sensibilità normale. Fai very low. Facciamo low, scusami. No, perché sennò, ragazzi, io non posso parlare, cazzo. Tipo, se faccio così, mi sento? Credo mi senta. Penso mi stia sentendo. Credo di sì. No, il volume. Oh, my God.
I tried to kill it. It's not used. I'm going to come after the end. I'm sorry, I feel I have worked something for Wound Danger. Ah, ok, abbiamo una pistola però. Come la tiro fuori? Cosa cazzo? Ah! Cos'è stato? Che cazzo era? Ehi! Roy, sei tu? Non mi piace, non mi piace per niente. C'era una persona però, scusa. Che cazzo succede? Cos'è? Ho preso una medicina? Ok, possiamo curarci. Attenzione. È diventato un account di OnlyFans. Gli ho dato il piede, ma ancora nulla. È una trappola, vedete? Sì, un carpet. Sta camminando. Che è successo? Allora, detto che sparargli non serve a nulla, anche se ho una forte volontà dentro di me di scaricargli un caricatore addosso. Scusa! Come non ho salvato? Merda. Mia madre che mi sveglia la mattina. Avete dei traumi, ragazzi. Non svegliatevi, fate prima. Oddio! Ah! Ehi là! Veloce, veloce! Non so dove sono, non so cosa sto facendo. No, aspetta! Suono più fastidioso del mondo, ragazzi. Fatemi abbassare il volume un pelo, perché secondo me voi vi state spaccando i timpani. Shadow distance. No, controls, graphic. Cazzo è? Non c'è l'audio, scusami, general. Ah, microphone input. Possiamo abilitarlo o disabilitarlo. Quasi quasi, guarda. Streamer mode censored. Disable, perché? Oddio, ci saranno penisi e vagine? Non mi interessa. In game camera effect. Non c'è il volume di sto gioco di merda? Shadow distance. No, però c'è la distanza della. Vabbè. È su? Non l'ho mica visto. Ah, green volume. Scusate, non l'ho mica visto. Ok, così va meglio. Facciamo un 60. Oh, molto meglio, ragazzi. Molto meglio. Facciamo 70. No, 7. Tondo. Ragazzi, ci provo. Cristo. No. Calma. È ancora alto il volume. La pace dei sensi. Questa per te è la pace dei sensi. Questo è il vecchio che scaracchia. Ehi. Surprise, motherfucker. Dove cazzo guardi? Ah! Perché? Non serve a niente sparargli là. Dove sono? Oh! Ok. Perché ho la stamina? Da quando ho la stamina? Me lo dovevate dire prima! Ho corso mezz'ora prima. Corri!
Acqua! 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 Non corro nell'acqua! Vai! Che? Che cazzo è? Aiuto! Aiuto, dove sto andando? Che è stato? Ah, che schifo! Basta! È un labirinto! È un fottuto labirinto! Sto tornando indietro? Non sto tornando indietro! Non voglio guardare! Ma che? Ah! Che cazzo mi sta mordendo? Ma ci sono le vipere! I ratti! Ah, i ratti mi mordono! Oh mio Dio, che Spock! Ok, ok, ok. Di qua, c'è la freccia! C'è la freccia! 6636! Cos'è 6636? 6. Cos'è successo? No. Scusatemi un secondo. Cosa cazzo è successo? Sono passato attraverso un muro? E c'era un codice sul muro? Ma cosa è successo? Prendi il triciclo, sì, poi facciamo un gioco. 6636, sì, sì, segnatevi sta cifra che... Ma cosa è successo? Ma era... È supposto che faccia così? È pensato? Quanti colpi ho per la pistola? Pistola, prendi la pistola. Oddio santo. Voglio tornare indietro, ragazzi, voglio salvare. C'era il salvataggio. Devo tornare al salvataggio. Credo che di qua lui non possa passare, tra le altre cose, no? Minchia, Gesù. 6636, di nuovo. Ok. What's the code? Lo so, è 6636. Ho vinto. Sì, sì, non ci faccio caso alle parole. A posto, ce l'ho fatta, no? Ehi là? Vi sparo in faccia, eh? Non ho rimorso proprio. Vi carbonizzo. Vi eraso dal pianeta. Che tende? Che succede? Che diavolo succede? Ma che cazzo sto guardando? Twitch contestualizza, ovviamente si tratta di zinne in pixel art. Guinzaglio del cane, buono. Bene, bene. Che cosa vuol dire la freccia lì, scusami? Che significa la freccia? C'è un codice. Ma io sento parlare. È un codice? Questa è morta C, questa è morta I. Questo che cos'è? E questa è morta U? A Q? Che cosa ne so? Io non capisco. Queste che parti del corpo sono, scusa, le protesi mammarie? Ah, sono le tre tizie che si sono qua sulla foto. Non aveva remore, le prendeva di tutti i tipi. E va bene. Mi hanno chiuso dentro? Ehi. No, si è alzato. Quello si è alzato. Io ho un colpo e quello si è alzato. No. Si è alzata anche quella. No. Oh Gesù. Va tutto bene, eh? Non vi ho ucciso io.
Ehi, 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 ehi. Un po' di luce? Un po' di luce? Oh, santo cielo. Ok, ok, è finito. Aprite, aprite. Sì, ci stiamo divertendo. Non va bene, non va. Un attimo. Che cos'è? Che cos'è? Un post-it. Che c'è? 2174. 2174. Oddio, 2174. 2174. 2174. 2174. Apri, apri, apri. Ehi, io l'ho schiacciato il verde. Perché non va? Non è il codice giusto? 2174. E quella morta C, è quella morta C. 1782. 1782. Siete un po' dei figli di puttana. 1782. 7872. 1782. 7872. Dov'è l'altra? Ne manca una. Ehi, signorina, di qua per favore. Con calma, eh. L'audio, 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 l'audio. Ok, 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 venite. Una alla volta. Vi siete persi una? Ok, ok, mi sono dimenticato i numeri. 1782. 1782. Non ho stamina, non ho stamina. 1, 7, 8, 2. È sbagliato. Ed è pareva. Doveva per forza essere quello in fondo. Consiglierei un abbigliamento un pochino meno promiscuo. Di qua, venite. Questo è quando il gotico diventa estremo, ragazzi. Guardate che meraviglia. Il filo spinato sarà la nuova moda del 2024. Ok, concentratevi. È fatta. Cristo santo, gli sono passato a fianco. 7, 8, 7, 8, 7, 2. 7, 8, 7, 2. Apri, apri, apri. Ma che cazzo? Bene. Salva il gioco. Scusami, io sono entrato qua dentro per quale motivo allora? Per farmi spaventare? Per scagazzarmi? Per prendere che cosa? Ah, il coso del cane. Ma chi se ne frega? Cioè, chi se ne frega? Cioè, la targhetta del collare di Roy. Con scritto Roy. Ma a me che cazzo me ne frega, perdonami. Quindi dove devo andare adesso? Di qua? Io non so dove devo andare. Oh. Roy! Che cazzo ti parli? Imbecille. Sei, sei, tre, sei. No, qui stiamo tornando indietro. Non credo sia la strada giusta. 6636. L'acqua, qui è dove c'è l'acqua. Qui è dove l'amico è rallentato. Oh no. Ok, qua siamo tornati indietro. Non credo che sia qua il nostro obiettivo. Però qua c'è il salvataggio. Quella. Ma il mostro se la sta camminando in giro. Bellamente proprio. Sento i suoi passi. E mi sta piacendo come gioco, devo dirvi. Ci sta. Ci sta. Però non so dove cazzo devo andare. Abbastanza dispersivo. Credo mi ha... Oh cazzo, oh cazzo. No, non ho sta... Perché quando mi giro non ho stamina? Era lì, l'armadio era lì. Corri, corri. Un po' lento ragazzi, ma si fa, lasciatelo andare. Non mi sente, tranquilli. Roy! Il fatto che sia lento però ci permette di scappare facilmente. E mentre apro il mio marsupio e mi do da fare. Allora, e direi di ricaricarci la vita? No? Ma beh, però oddio, shortcut? Ah. E quale sarebbe?
Ah, posso nominarlo? Allora aspetta, shortcut 3. Fatto? Sì. Quindi abbiamo 1 pistola, 2 cose e 3 la cura. The cure. Tengo in mano la pistola anche se è scarica. Mi sento potente con questa in mano. Ehi, è questo? Vabbè, sti cazzi. Il mostro è qua in giro. Noi ora faremo finta di niente. I ratti ci attaccano a quanto pare. Allora, da qua siamo arrivati. Non c'è stato nulla di interessante. Salverei anche, già che ci sono. Non mi fa più salvare, perfetto. Proviamo a vedere se la strada è qua da qualche parte. Magari avendo... Ma io sento parlare. Io sento. Cos'è sta roba? Pezzetti, buono. Buono, anche devo passare di qua. Roy! Non che fai? Che fai? Intonazione perfetta comunque. Ho zero proiettili, ma è un classico degli horror, ragazzi, tranquilli. Roy! Allora, siamo andati da lì, proviamo ad andare di qua. Dove c'è questa luce inquietante rossa, che dici? Eh? Roy! Qualcuno o qualcosa è diventato pappa per topi? Pick up? Draw map? C'è una map? Oh, buon cielo. Map was here. Ok, noi siamo lì. Torture room? Questa è la stanza delle torture. Music? Manichini? No! Corpi appesi. Dove cazzo si esce? Beware of infected rat. It is well. The thing here. Us don't make noise. Vabbè, la cosa ci sente. Missing valve. Point. Point of interest. Allora, qua c'è un point of interest. Door code l'abbiamo già fatto. Quindi, vediamo... Andiamo dai manichini, dai. Dobbiamo andare sempre dritto, poi a sinistra. E che sarà mai? Ho chiuso il gioco per errore. Vi ripeto, è un errore. Dietro non c'è un cazzo. Rotate. Put away. Ma schiaccio M di mappa, me la apre in automatico? No. Posso metterlo nei... No, posso esaminarlo soltanto dal menu. Io continuo a sentire respirare, eh. Allora, dritto di là ci sono i manichini. Anatomicamente impossibile quello che mi è successo, ragazzi. Ho un rene solo adesso. Non so come ho un rene solo. Permesso? Vorrei... No? Ok. Minchia, l'audio nelle orecchie. Porca puttana, no. Ehi là? La mappa dice che non c'era sta porta. Questa porta non c'era. Il mostro è qui. Ah sì, no, quella porta c'era. Oh cazzo, lui passa dall'altra parte. È una pessima notizia. Put away. Salve, lei chi è? È sempre una donna. È fissato allora. E sta botola? Vabbè. È sempre dietro di me, vero? Grazie al cielo. E la morta è rimasta morta. Grazie al cielo è morta. C'è qualcosa lì. Che cos'è? Ehi, niente scherzi, eh? Fatta. Credo che il mostro non possa venire di qua. Credo. Perché sto andando dai manichini? Ho una sorta di... Io credo di volermi fare del male. Non vedo un cazzo. Manichini, eccoli qua. C'è una barricata, ci serve qualcosa di metallo. Si fa. Il gioco mi sta piacendo, ragazzi, anche parecchio. Combine. Posto, ci siamo rifatti la luce. Olè. Una pisciatina dentro la lanterna e via.
Salve. Sono solo suoni, sono solo suoni. Sono solo suoni, sono solo... Hanno girato la testa, girano la testa, girano la testa, girano la testa. No, 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 no. Mi seguono? Mi seguono con la testa? Non mi seguono con la testa. Oh, porca puttana. Va bene, va bene, va bene. Roy? Oh, Gesù santo. Ma che cazzo. Bello, bello. Cosa ho schiacciato? Cos'è? È il suono dell'arte? Caputtana vacca. Allora, c'è un salvataggio. Intanto approfittiamone. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Siete ancora qui? Allora, se si muovono... Allora, finché girano la testa, ancora, ancora posso sopportare la cosa. E che devo fare qua? Ma questi parlano e chiedono dov'è la mia pelle. Non va bene. È proprio una cagna. Calmi. Calmi. Questo sembra un pollo. Ma ancora quello lì. Ma chi è? Ma è il mostro? Eh? Non ho capito, caro, scusa. E questo? Dio. Sto sbagliando apposta strada, tranquilli. Ho tutto sotto controllo. Non fanno niente, sono... Ah! Oh, cazzo. Chi c'è? Ehi! Hey. Qualcuno piange. Torniamo indietro, ragazzi. Seguiamo le frecce. Se le frecce dicono di andare di qua, ci sarà un motivo. Arrivo, Roy. Arrivo. No. Oh, Gesù santo. Basta. Ehi, là. No. No, però. Ok, stiamo per avere un jumpscare. Tranquilli, però. È tutto sotto controllo. Il guinzaglio di Roy? Non posso prenderlo, il guinzaglio di Roy. Che cazzo? Perché non posso prenderlo? È dietro di me. E che devo fare qua? Non mi fa prendere il guinzaglio di Roy. Perché non mi fa prendere il guinzaglio di Roy? Pronto? Roy! E che cazzo fai, cretino idiota, imbecille? No, zitto! Perché non mi fa prendere? Sono io, Roy. Incredibile. Twistone allucinante. Sono il Jack Russell che avrei sempre voluto. Ha la testa sulle spalle, la signora. Mi sembrano responsabili. Allora, ragazzi, non so per quale motivo mi dice di andare di qua. Lì c'è un altro dei collezionabili da prendere, il guinzaglio di Roy, ma non me lo fa prendere. Bene, allora noi andiamo avanti, facciamo finta di nulla, tanto non credo che il guinzaglio cambi qualcosa nella nostra condizione. Mi sono dimenticato che devo stare muto, il mostro si è spostato di là, cerchiamo l'unico mezzo, l'unico modo per... Puttana vacca! Cerchiamo il modo per aprire quelle tegole che abbiamo visto prima. Bene. Qualcuno sta piangendo. Io non so dove mi trovo. Non ho la minima idea di dove io mi trovi. Continuo a sentire. Ma cosa cazzo succede? Ehi! Ehi là, bastardo! No, ehi! Piano! Oh, lascio pure le impronte! Porca puttana! Io seguo le frecce, eh! Come se non mi stessero portando ovviamente a morte certa!
Perché il braccio così lungo? Perché? Orca troia! Che schifo! Carica, carica la pistola. Ma che cazzo sei? È deforme. È deforme. Una valvola? E me? Che succede? Li sento urlare. Ma sta venendo qua. Oh! Ok, 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 sta venendo qua. Consiglio di gioco, non puoi, ma devi sparare al topo. Grazie mille, adesso lo prendo in considerazione. Dino, devi cambiare gioco. Altro consiglio di gioco. Effettivamente mezz'ora è passata, ragazzi, ci sarebbe l'altro. È che mi sta piacendo questo. Mi piace portarmi allo stremo. Non ti vede qua. No, non mi vede, no, assolutamente. Come fa a vedere uno inginocchiato in mezzo a una pozza di sangue che sta piangendo? Poi non avete idea di cosa vuol dire smocciolare con la barba. Non ve lo consiglio. Vabbè, sentite, io esco, eh. Cazzo, ho collegato ora, ma il mezzo busto quindi è il mezzo busto di quello? Cioè, quello sopra è fatto così? È incredibile, la parte sotto di lui è più bella della parte sopra? Cristo. Allora, adesso come faccio? Aveva le ginocchia di uno che si inginocchia molto spesso. Camminata affascinante. Ma se quella è la sua velocità, ragazzi, in realtà è molto... inutile. Cioè, posso tranquillamente passeggiarmela. Proviamo. Sì, ma entro oggi però. Cioè, veramente, perché sennò non la finiamo più. Mi senti? Va un po' più veloce quando urlo? O quella è la sua velocità? Perché se quella è la sua velocità, gli sguscio alle spalle ed è fatta. Oh no! Non fai più paura, sembri un prosciutto, perdonami. Sembra veramente le cosce di pollo del Pam a 4 euro che prendono vita. Ok. Piano, eh.
Ok. Ok. Eccoci. Salve. Minchia ragazzi, però se continua così veramente cago il buco del culo. Ho vinto. Minchia. Ma questo serve la pistola? A sparare ai ratti? Seriamente? E non riuscire a prenderli, tra l'altro. Headshot. Vaffanculo, ok? Ok, siamo tornati qua nell'acqua. Devo trovare un punto... Porca di quella puttana! Basta! 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 Per favore, basta! Basta! Anche il ratto di merda. Non ce la faccio più, ragazzi, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, sto sudando gli organi dei capillari del corpo. Veramente, una certa... Che cazzo sto guardando? Come faccio a passare di qua? Mi serve un'ascia. Allora, il mostro è lontano da noi, l'altra metà del mostro. Noi siamo Music, Body Parts, Missing Valve. Credo che la Missing Valve sia dove c'è l'acqua, no? Hanging Bodies, non so, Body Parts, Dolls, Dolls? Dolls è dove ero io? Le bambole di prima? Penso di sì. Credo sì, ok, siamo alle bambole. Cosa cazzo devo... E certo, mi fa male, imbecille. Curati. Dobbiamo andare di qua, ragazzi. C'era una gamba prima, Dino? E che ci devo fare io della gamba? La rosicchio? Per l'amor del cielo, veramente, basta con ste cazzo di perdite. Perché inizio a perdere io. Caricatore. Vaffanculo. Oh, due colpi? Due stupidissimi colpi? Eh no, però i corpi, no... Che si muovono da soli. Ma quella era l'impiccata di prima. Da dove sta? Che passeggiata? Quello si è mosso. Ok, Hanging Body. Siamo qua. Dovremmo essere. Aspetta. Hanging Body. Siamo in quella stanza grande in basso a destra. Non si può vedere, non ve lo posso far vedere con il puntatore del mouse, ma siamo lì. Quindi, credo, Missing Valve, vulva mancante. Proviamo ad andare di là. Put away. Se non sbaglio c'eri già lì. No, ci siamo già passati di qua. Ma che meraviglia. Quindi, seguendo questo percorso as... Dovrei... Prendi la mappa, apri la mappa. Dovrei finire a Missing Valve. E sbaglio sempre tasto. Quindi qua dovrebbe esserci la Missing Valve. Esatto. Devo trovare un modo per entrare qua dentro. Che non so qual è. Perché sto suono? Ehi, non mi piace sto corridoio. Roy! 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 Ho soltanto un piede, se no ti davo una mano volentieri. Ma chi si urla? Ok, qua... qua ci sono già stato. E basta, sti cazzo di ratti. Ma vaffanculo, ma poi che... Ehi, che succede? Parlano i ratti? Che sta succedendo? Chi è? Ok, il mostro è di qua. Io non sto capendo. Basta. 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 Ragazzi, no, ho inghiottito l'ugola. Non ho più le tonsille.
Non ho più le tonsille. Io non ho più bisogno. Non ho più le bisogno delle tonsille. Non ne ho più. Basta. Basta. No, no, non me ne frega un cazzo. No, 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 no. Voi non avete idea. Io ho l'audio a 3000 nelle orecchie. Ok? Ok? E non ho un cuore performante. Non ci riesco. Non ci riesco. Manca un quarto d'ora. Domani c'è Poppy Playtime. Adesso io gioco all'altro gioco horror e di questo facciamo finta che non sia successo niente. Eh? Grande. Ottima idea. Ottima, bella idea. Io non posso andare avanti così con sta cazzo di pistola che serve a sparare ai ratti e devo semplicemente, se sento suoni, un mostro che mi insegue, ogni volta che apro bocca ce l'ho dietro nel culo e mi devo cagare addosso ad ogni angolo perché a un certo punto mi devono sparare dei jumpscare assurdi fuori così sparati a manetta nei timpani. Non si può fare, non si può fare, non si può fare. È sbagliato. Allora, Itch.io. Salute. Itch.io, avvia. Vediamo sto cazzo di altro gioco. Cos'è? Vaffanculo. Non ce la faccio. Però poi va finito. Il mio pisello è finito. Non mi interessa. Non mi interessa. L'ho detto a inizio live. Non ci faccio una cazzo di serie. Lo proviamo, vediamo com'è. L'ho provato, ho visto com'è. Sono a posto così, grazie. Grazie. Che è sta musica? La musica della sconfitta. Ecco, appunto. Ma perché è uscito Game Over? Continua cosa? Adesso l'ho aperto il gioco. Che vuol dire Game Over? Continua. E mo? Monday. Bene. Compiti. Questo è il mio letto. Ce ne sono tanti come lui, ma questo è il mio. Questo mi ha detto dormo qui. Beh, sembra ergonomico. Abbiamo poi quella che penso sia una lampadina. Mi fanno male gli occhi, eh? Un'altra settimana. Tempo per lavorare ancora, ok. Devo prendere prima la mia nota. Eccola qui la tua nota. Do list. Work, eat, get money, pay, sleep. Beh ragazzi, però con questa attitudine secondo me si può andare molto lontano nella vita, eh? Lavora, mangia, fai i soldi, paga, perché è necessario, se fai i soldi paghi, e poi dormi, basta. Lavarsi i denti non serve. Oh mio Dio. C'era bisogno? C'era bisogno di questo minigioco per aprire la porta? Ok, quindi work. Work. Ma se volessi fare altro? Voglio sovverchiare il sistema. This is my favorite picture. Void. Buono. 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 Pay. Eat. Eat è la seconda cosa. Senti, iniziamo a lavorare. Vediamo che cazzo succede. Vediamo che cazzo succede. Permesso. Ma che cazzo? E che work? Premi sì? Oddio, non sono bravo in questo genere di cose. Minchia. Ok, premo sì, premo sì. Premi no. Fatto. L'acqua è bagnata? Beh, dipende da che paese stai, però sì. L'acqua è bagnata? No. 7 meno 4 è maggiore di 5? No. Attenzione. Are you happy? Come l'acqua? Sì. No. Il lavoro è fatto. Non sono un maso in matematica, ragazzi. Semplicemente è stato un 50-50 di possibilità. My job is done. Olè. Olè. Ce l'ho fatta. I need to eat now. Così? Oh, va bene. Payment? Ah, payment me lo danno dopo. Ok, lavorare ho fatto. Mi sembra un po' esagerato. Le porte le posso chiudere? Come le ho aperte? Vediamo. I need to take my note first. Ok, va bene. Quindi, mangia. Chissà che cazzo dovremmo mangiare. Ok, con calma, eh. Eccoci qua. Perlomeno abbiamo una vista panoramica.
Buono. Questa è la musica che ascoltiamo? Ma Cristo, perché? E che cosa mangio? Non si apre. Non si apre. Ho completamente lisciato la porta del frigo. Eccoci qua. Scatola di fagioli? Cos'è sta roba? Cosa ho fatto? Ma l'ho mangiata intera con la latta, ma fa bene? Io non lo so, good? Non ho più fame. Buono. Mi fa male la testa, voi? È tutto incredibilmente asettico. Adesso dobbiamo prendere i soldi. Prendiamo i soldi. Ricco di ferro, direi. Payment. Eccolo lì, che vuol dire pagamento. Pagamento. Payment. Quanto mi hanno dato? $10? Per quello che ho fatto, secondo me, è un'ottima retribuzione. Ora ho bisogno di pagare. Ma cosa ho bisogno di pagare? Il cibo? Posso correre? No, se posso correre vuol dire che posso scappare. Se posso scappare vuol dire... che devo scappare! Che succede? Pay! Veloce! Che ho fatto? Che ho fatto? Che ho fatto? Ah! Che devo fare? Cosa devo fare? Perché? Ma i tutti i $10? Ho bisogno di dormire adesso? Domani ho bisogno di lavorare. Ma cos'era? Secondo me questo gioco è collegato a Lethal Company. Questo è quello che c'è dietro il muro. Questo è quello che c'è dietro la company. Sleep. E andiamo a dormire. Posso chiudere la porta? Ho capito. Posso... Va bene. Vabbè. Tuesday. Happy days. Ho altri compiti? O sempre gli stessi? Work, eat, get money, pay, sleep. È sempre gli stessi. Ma allora è facile. È facile. Che si fa? È la metafora della vita? Ma insomma. Mica tanto metafora, effettivamente mi è capitato l'altro giorno di nutrire una dentiera gigante. Work. Spero sia più facile di ieri. Sembra tutto molto uguale. Minchia, si è chiusa la porta di botto. Che infarto. Ok. Press yes, yes. Is 10 minutes shorter than half hour? Sì, è più corto di mezz'ora. Sì. No. Are you getting enough sleep? Oddio. Sì, sì, direi di sì, 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 sì. Qualità del sonno particolare. Aha! Yes. Oh, clicca su sto cazzo di yes. Can lions fly? Se li lanci, sì. Se li lanci da un palazzo, perché no? Per un certo periodo di secondi volano. No. Job is done. No. Work. Adesso non è il momento. Ho capito, stanno bussando. Chi è? Esci! Roy! Ho sbagliato gioco. Perché se me ne vado bussano? È diventato Jumanji? Allora io vado, eh? È diventato Jumanji. Ma ci sono più quadri o sbaglio? Sempre void. Ci sono più quadri o no? La porta, Dino? E che vuoi da me? Non le posso chiudere, le posso aprire ma non le posso chiudere. Hit. Dai, veloce. Si fa. Apparecchiato per due. Buono. Minchia. Io ho, se c'è una cosa che detesto e che mi disturba, sono i suoni, ragazzi. Nella fattispecie, le musiche al contrario, in 8 bit, sono devastanti. I need to get money now, va bene. Sono veramente qualcosa di inquietante per me. Salve.
Allora, con calma, eh. Allora, devo prendere i soldi. E poi pagare il prima possibile, prima che la luce diventi rossa, perché altrimenti penso di crepare. Non lo so. Non so cosa possa succedere. Sono quasi tentato... $10, sì. Sono quasi tentato di vedere che accade se non... Se non riesco in tempo ad arrivare a... Perché non posso correre? Sì, ma muoviti però, perché io non c'entro nulla. Oh, mi sento inseguito da qualcosa. No! No, ehi! Ehi, io non c'entro, aspetta! Aspetta! Pay! No! Vaffanculo. Vergogna. Ho bisogno di dormire. A lot of work. Ah, proprio si è allungato il corridoio, effettivamente. Pensavo fosse tutto nella mia testa. Tra l'altro, primissimo frigo a scorrimento dell'Apple. Sì, effettivamente. No, devo dormire, non devo mangiare. Oddio, magari uno spuntino. Pre-nanna. L'igiene dentale andrebbe fatta. Ma credo che una banconota da $10 raccolta da terra, raccattata da terra, ragazzi, funzioni un po' come... come filo interdentale se passata sui denti. Vabbè, io dormo, eh. Wednesday. Ma che cazzo? È un crocifisso? Ma cosa? Cosa cavolo è un palloncino? È la lampadina del soffitto che adesso è qua? Non sto capendo cosa sto guardando. Work, eat, get money. Ho letto gay e poi sleep. Ah, pay prima? No, giusto. Ma che succede? Ma non era così prima. Non mi piace. Work. Puttana vacca bastarda. Ok, calmi. Se finché non sbuca niente dagli angoli. Ci siamo. Sembra di fare la visita dall'oculista in sto gioco. Ma che roba. La vedi la casetta in fondo? Hai messo fuoco? Eh? No. Non ci siamo, eh. Bene. Payments. E come lavoro? Ah, lavoro di qua. Per forza di cose, ragazzi. Bisogna adattarsi. Don't press yes. No. Ah, mi fa male tutto. Maggiore addirittura. Sì. Do dogs barks? Bark? Sì. Fanno le barche. Assolutamente. 26 più 67 maggiore di... No, ho sbagliato. No. Adesso non è una e l'altra, ragazzi. Non intendo di certo adesso, all'alba del mercoledì, di iniziare ad usare il mio cervello. Do you accomplish your wanted... do you abolish everything you wanted? Sei riuscito ad arrivare ad ottenere tutto ciò che hai voluto? Assolutamente, questo prestigioso lavoro in questa azienda. Il lavoro è fatto. Grazie. Done it. E mo se magna, giusto? It di qua? No, qui è pay. It. Ehi. Anche meno. A posto, visto? Sono le porte, sono quelle porte automatiche, ogni tanto sì. Si rompono. Il soffitto? Che c'ha il soffitto? Che adesso è il pavimento. E non è il soffitto il problema, ragazzi. Wow. Minchia. Però ti direi che un arredamento del genere, secondo me, avveniristico, ci potrebbe stare.
Stile Chaos. Empty. Bene. E che faccio? Non mangio? Allora? Get money. Ma non mangio più? Ma non è giusto. Che succede? No, no! Siamo in anticipo! Ehi! No! Di qua! Veloce! Ho paura! No, che... dov'è Get Money? Ma è sempre la stessa stanza, scusami! Ho sbagliato, è la fine! Muoio! E corri! Dove cazzo... Va bene che è un corridoio, però dove cazzo corro? E per il cazzo, per... Minchia, alla fine. Muoio. Qui ci muoio. Ho visto qualcosa oltre il muro, sbaglio? Che sta succedendo? Ma che... È Squiddy! Oddio santo, ma cos'è? Ma perché? Aspetta! Ah, è sempre più vicino! Ok, adesso sappiamo cosa succede. Ah, veloce! È qua! Muoviti! Veloce! Dai! Non leggo! Non capisco! Non guardare su! Che succede? Sì, ma non vale così, però! Non posso neanche girare la visuale. Dove cazzo sono? Ah, che spavento. E la porta è chiusa. Veloce. Ma c'era una porta? Ma da quando c'era una porta? Apri sta cazzo di porta. Dove minchia sono? Non si capisce niente. È questa. È l'altra porta. Veloce. Sì, ma gli occhi? Lascia fare. Non servono adesso. Dai. È l'ultima porta. Esatto, una ancora. Credo di essere leggermente morto. Non è la porta giusta, che pareva. Questa qui, la porta centrale. È diventato un Takeshi's Castle versione horror. È l'altra porta. Santo Dio. Aprila. Dai, su, basta, porta centrale, per forza di cosa, visto, pay. È work tomorrow. Mi sono perso. Cos'è sto bisbigliare continuo sleep? Non vedo l'ora di vedere cosa succederà domani. L'alba di un nuovo giorno. Le conseguenze della droga. Sì, mi viene in mente la pubblicità degli anni 90. Questo è il tuo cervello. Poi si vede questo tizio che spacca l'uovo sulla padella. Questo è il tuo cervello con la droga. Adesso inizia il bello. Tuesday. No di Thor. Work. Non so mica se ci voglio ormai. Work, but. Quindi lavora, culo. Got money, gay, sleep. Ah, cos'è che c'è? Ma non male che già tu mi fissi però lassù, eh? E mi giudichi. Work. Bello grande il posto. Mi sta venendo mal di testa, ti prego, dammi uno sfondo, un'immagine, un punto fisso. Ok, qui c'è Pay, figa, non ce la farò mai. È sparito o sbaglio? Ho sentito... Io sto sentendo dei passi. Ma che cazzo? Ma non sono solo? No, non va bene, ragazzi. Dino, sono le 23:05. Cazzo! Aspetta, dai, vediamo un attimino cosa succede. Sono curioso di vedere se riusciamo a completare in tempo sto giorno. Sono giochi malati. A dir poco malati. Al massimo continuiamo entrambi la prossima volta. Si potrebbe fare, Perché dobbiamo dare spazio alle reaction. Questo cos'è? Work?
Direi di sì. Sì, però non vedo niente. Veramente mi sta andando via la vista. Capisco la pixel art, però figa. Bello, bello, guarda. Il mio collega si diverte ogni tanto. Si definisce un artista, è un griffettaro. Press che? Cosa vuol dire? Press on? E che da on? No. Sì, guarda, non me ne frega un cazzo. Sì. No, ho sbagliato. Oh mio Dio, ho sbagliato. Does this even matter? No, assolutamente. Incredibile, era giusto. Does anything matter? No, assolutamente. Il lavoro è fatto. Bene. Bene. It. Andiamo con It. Che ansia. Un pelo. Comunque sì, filosofia di vita alquanto interessante, metafora di quella che potrebbe essere la nostra quotidianità, che si ripete come un'onda su uno scoglio, che si frantuma sempre di più fino a frantumarmi anche i coglioni. Pay? Che devo fare? Bat, sì. Io sento... Ma io sento passeggiare. Non vedo più un cazzo. Continuo a sentir passeggiare, sta cosa mi turba. Che mal di testa. Ma aspetta, aspetta ancora un po'. Tanto ragazzi, domani... Toh! Beccato. Tanto domani non avete un cazzo da fare, dai, siamo sinceri, su. Al massimo avete una scusa per non farlo. Sto male. La malattia di chi fa sti giochi, veramente. È da psicanalisi sta roba. Toh! Buono! Il signor morte è laggiù che mi fissa. Adesso abbiamo Get Money. E sapessi dove cazzo devo andare, sarebbe più facile. Ah, Gesù. Devo fare i compiti domani? Non puoi perché hai mal di testa a partire da adesso. Che ore sono? 23:08. No, ragazzi, non ce la facciamo. Allora, facciamo una bella roba. Lo continuiamo la prossima volta. Tanto siamo arrivati a mercoledì. Blank 01. Figa. È difficile. È tutto troppo bianco, sì. È tutto abbastanza troppo bianco. Se ridi, restarti. Incredibile. Ci sono le challenge su YouTube. Se ridi, restarti. Io non rido mai ai giochi. Voi ridete, ragazzi, ai video di YouTube, ai Train of Love? Ridete? Io non rido mai. Come ospedale, che c'entra? Ma finiamo oggi? No. Domani c'è Poppy Playtime. Domani si inizia con Poppy Playtime e non vedo l'ora. Ah, mi fa male tutto. Credo che andrò a fare schifo. Bene, così Eren. Fanno piangere? Dipende. Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Se ridi una volta, restart. Non è quel contro il mal di gola, attenzione, ben active gola. Ottimo. Io non vedo l'ora. Fra 5 ore mi devo svegliarmi, che mi dispiace, ragazzi, mi dispiace. Io quanto alzi di palca piana? Una panca, all'incirca. Vorrei tanto Dino su Vikings. No, perché muoiono tutti, preferirei evitare. Ho l'esame domani. Ma che? Ah, è già partito il video, ma come ne sono accorto. Ma guardiamolo insieme. Ma non è questo il video di cui volevo... Non è questa la reaction che volevo fare. Però mi è comparso a caso sui consigliati. Allora, ammetto che effettivamente era ilare. Continuiamo. Io non riderei, c'è da chiamare un dottore. Ma ha fatto schifo comunque. No, gli animali no però. Gli animali sono sensibili agli animali, ecco. A parte i gatti. L'audio. Che è? Wow. No, non continuerò questo video, ragazzi. Allora, a me fa ridere Dino non vale? Come? Ma ridi? No, rido perché... Ma che cazzo ridi? Cosa devo ridere, sti gatti? Cosa cazzo rido? Gli animali fanno ridere però, sì. 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 Aspetta. Ma mi ha fatto... Sai cosa mi ha fatto ridere? Niente. Vediamo un po'.
ma non fa ridere, vedi, brutti imbecilli. Sono emozioni differenti. Ridere, non, questo non fa, questo ti fa dire, oh, non fa ridere, sono emozioni diverse, porca puttana, confondete il ridere con il tenero, sono due cose diverse, cioè, è come se tu vedi, che cazzo ne so, appunto, un morbido cagnolino in una culo e fai, mentre lo fissi, sono due cose diverse, sei uno psicopatico se ridi quando guardi un cane carino, sei uno psicopatico. Cazzo, neanche sappiamo analizzare l'emozione. A me fa inquietudine che c'è sto distacco da come cazzo funziona il nostro corpo. Quando se ridi, restarti. Ma questo non fa ridere. Questo non fa ridere. A meno che adesso, perché cazzo ne so, esploda. No, non il cane, ovviamente, la casa. Io rido per la vita. Lo so. Ma non ho riso per questo! Let's go! Non vale. Non vale. Non vale. Che cazzo succede? Ah, è il rallentatore, Cristo santo! Ma era la stessa persona o sbaglio? Ma che è successo? La sua anima ha lasciato il corpo. Ah! Che cazzo è piovuto dal cielo? Perché è sceso un iguana dal soffitto? Bellissimo. Come cazzo vive la gente? Vi rendete conto come cazzo vive la gente? Vabbè. Ti tiro un pugno. Se vedo una roba del... Se aprendo la porta di casa vedo una roba del genere, io ti tiro un pugno. Non me ne frega un cazzo come va a finire, io ti tiro un pugno. Non ti devi avvicinare. Non ti devi avvicinare. Una testata sui denti, davvero. Porco due! Ma un estintore! Va spenta sta cosa prima che possa respirare! Non vale. Non vale. Non vale. Non vale. Come vedete io non rido mai, ragazzi, perché non fanno ridere. Che le hacen a este perro, pobre animal. Ma basta con sti cazzo. Che cazzo? Mi è andato di traverso qualcosa, ragazzi. Perdonatemi un attimo. Adesso mi riprendo e ci siamo. Ti amo. Ma è malato, dai, ma per favore, ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Cosa fa? Vabbè. Oh, olero. Ma non so chi sia, ma anche gli orsi adesso? C'hai i piedini. Che mo' ti ammazza. Un orso nero. Ah sì, questo l'ho visto, sì sì. È l'orso della casa blu. L'uscio è aperto. Ma cos'hai trovato? La versione degli animali? Non è giusto. Ha usato un cane come un'arma. Ma che è successo? Bene. Vedi? Questo non fa ridere. Questo ti fa dire ah. A meno che adesso esplode. Ma che fa? Che schifo! Si sono gonfiati i polmoni. Rate my Tom and Jerry scream. Sembra più Ariba Ariba, però vabbè. Ma c'è un tombino! Il tatuaggio della chiazza del gatto. Ma come? Esiste la reincarnazione?
Ah. Minchia. Nicky, where are you? Nicky, come here. Stessa cosa anche per lui. Bruciatelo vivo, per favore. Ovviamente si intende il divano. Ah. Nicky, it's you. Marco 2, demonio. Che sta facendo questo bro? Sta crescendo. Una vita sana. Oh my god, that is a beautiful black queen. Oh, sorry, right here. Where'd you get this from, bro? Hey, bro, I'm not even gonna lie, you know what I'm saying, bro? You left it in the corner over there, you know? Beh. Sono fissati con gli scacchi in America, poi non sanno niente, la geometria, la matematica. Però, la storia. Però, anche lì, sono fissati con gli scacchi. Yeah, bro, what happened? Sei orsologhi! Quella è merda su un elastico? Ah, povera bestia, dai. Ma questo non fa ridere. Wow. Beh, però c'ha del talento. Sta suonando una tromba come un flauto ed è un orso su una motocicletta, voglio dire. Questa è una normale giornata in Russia. I'm American. I think I'll use my credit card. Ah. Do you guys have anything non-dairy? Complimenti. Anything gluten-free? Credimi. Io voglio andare in questi paesi, ragazzi. Comunque ha smesso di far ridere perché non ha messo più animali. Voglio andare in questi paesi, ragazzi, e voglio scoprire ciò che porta l'essere umano ad avanzare nel tempo. Inesorabile anche, direi.